Ciao a tutti amici, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video di gameplay. Oggi andiamo a giocare all'original mod della conversione per Mega Drive di un grande classico di Capcom che è Mercs. Come al solito, prima di iniziare vi chiedo di mettere un bel mi piace al video, di condividerlo sui social, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina degli avvisi per non perdervi tutti i video e live che faccio quasi ogni giorno. Se volete aiutarmi, se volete supportarmi, abbonatevi al canale per voi dei video, delle live e dei video hack in esclusiva. Allora ragazzi, l'original mod della conversione per Mega Drive di Mercs è la vera essenza di Mercs. Mercs l'abbiamo giocato poco tempo fa qui sul canale, la versione arcade ve la lascio qui sopra, però io credo che la conversione per Mega Drive sia veramente eccezionale. È proprio quando il caso di dire che la conversione supera l'originale. Se tralasciamo la palette di colori naturalmente più scarna su Mega Drive, il gioco è uguale ragazzi, uguale identico. La conversione per Mega Drive, oltre a presentare la versione arcade, presenta appunto l'original mod. L'original mod è, secondo me, come dicevo prima, la vera essenza di Mercs. Sono 8 missioni da fare tutte d'un fiato, ma non sarà come l'arcade. Man mano che avanziamo troveremo vari Mercs, vari altri Marine che ci aiuteranno nella nostra missione. Avanzando con il gioco potremo attribuire all'uno o all'altro i vari potenziamenti, le varie bombe, i vari gadget che troveremo. Quindi sarà molto gestionale come modalità. Potremo switchare da uno all'altro e la cosa figa è che moriremo solo quando tutti i Mercs saranno appunto morti. Il gioco è bellissimo, frenetico, è quello che è diciamo una versione deluxe dell'arcade, con nuovi livelli naturalmente, sono nuovi livelli che non c'entrano nulla con l'arcade. Questa modalità è piuttosto difficilina, anche se giocata a difficoltà normale, quindi quello che vedrete sarà un paio di miei tentativi estrapolati appunto da un paio di partite diverse, fino a che sono arrivato appunto alla fine. Quindi ragazzi, mettetevi comodi, occhio al mio gameplay. Allora ragazzi, eccoci qua, andiamo a far partire l'original mod, quindi via. Qui tralasciamo le varie descrizioni. Allora partiamo, via. Vai col Pau. Ora ci stanno le medaglie, ragazzi. Più medaglie troviamo e meglio è, perché le medaglie, quando troveremo poi dei checkpoint che non sono altro sono rappresentati da delle tende, all'interno potremo acquistare vari gadget come se fosse un negozio. Quindi praticamente le medaglie sono le monete per acquistare i vari gadget. Quindi più ne troviamo meglio è. Gli stivali che ci fanno andare più veloci sono gadget che effettivamente ovviamente nell'arcade mode non c'erano. Allora di qua occhio, perché il gioco è pieno di segreti, tra l'altro ci sono zone che bisogna proprio cercare, perlustrabili, magari non subito accessibili o facilmente accessibili, ma porco due, che ci danno appunto medaglie o altri gadget, potenziamenti eccetera. Ma vai a cagare! Non cominciata benissimo sta partita, eh. Ma per fortuna è arrivato il medic. Allora, il primo boss è anche il primo boss che si trova nell'arcade mode, quindi. Cioè familiare, insomma. Dai! Ma guarda energia che mi ha tolto, ma porca puttana! Ma dai, cazzo! Non cominciata benissimo, ragazzi. Vai con la missione 2, la foresta. Ok. Ah.
Altro. Oh, cominciano le camionette, ragazzi. Vabbè, ora cominciamo a buttare bombe perché. Ok, cominciamo. Arriviamo al primo checkpoint. Dove si unisce a noi Burner, ovviamente userà il lanciafiamme. Adesso noi abbiamo tutta una serie di gadget che possiamo utilizzare e andare ad aumentare la potenzialità di ogni merc. Infatti adesso ho aumentato la potenza del fuoco, ho aumentato un po' la barra d'energia e ho preso una bomba. Da questo momento potremo switchare tra uno e l'altro, ragazzi, tra questo e Burner. Ma poi si uniranno anche altri mercs e lì sarà veramente una festa. Abbiamo ancora 6 medagliette. E vediamo se riusciamo a tirarlo giù senza usare le bombe, porco due, che le bombe mi servono per i boss. Vai. Ma va, porca puttana. Mamma, cosa ho evitato là, ragazzi. Allora, adesso ci sono. Ma porca troia! Ci sono due strade qui da prendere. E quella a destra mi sa che non. Ma vai a cagare, non porta a nulla. Questa a sinistra troviamo qualcosa. Occhio, perché adesso anche nelle casse ci sono anche gli esplosivi. Che la dinamite, che se la prendiamo, veramente crepiamo. Cazzo, non ne vengo fuori! Ragazzi, sto per perdere il l'omino qua. Andiamo con Burner, perché altrimenti veramente crepiamo già alla seconda missione, ma zio cane. Partita un po' di merda questa, eh. Prendo il Pau con lui. Ok. Cominciamo a distribuire il Pau fra gli omini. In modo da averli abbastanza omogenei, anche se punterei ad aumentare la potenza di Burner, che con la lanciafiamme secondo me è un'arma un po' più sfiziosa e più utile. Però quasi, ecco, l'energia gliela do a Rifle, ok, e torniamo con Burner. Mamma mia. Ok, qui è un boss. Piano le cazzate. Ok, piano. Non avevo più bombe, ragazzi, però vabbè, dai, è andata bene lo stesso, via. Terza missione. Ora siamo sulle. Dobbiamo arrampicarci, cliff. Non ricordo, mi pare. Sì, ok. Siamo nei monti. Oh, guarda, due medaglie. Ci stanno i tipi che arrivano con gli zainetti che hanno dei bonus. Ok. Qui troviamo Launcher, che ovviamente ha il lanciagranate. Che nomi pittoreschi, come dicevano su Rambo 2. Ok, allora vediamo di aumentare. Vediamo un po' l'energia. Cazzo, sono messi male qua, Vabbè, Riff ne aveva più bisogno e prendiamo un Pau con Burner e le bombe, dai, una bomba. Ora siamo due, alla carità siamo ora. Okay. Ci sarebbe anche la pozione magica per far risorgere un Merc. Mamma come lagga, ragazzi. Troppa roba su schermo. Guarda che roba. Rallentamento di brutto. Dicevo, è game over solo quando l'ultimo Merc è morto. Cazzo! Ok, andiamo, continuiamo a prendere il Pau con lui. No! Mamma mia, ho dovuto tirarla, ragazzi, oltre alla bestemmia.
ho dovuto tirare anche la bomba, altrimenti mi cuccava. Occhio. Dai, cazzo. Tutta l'energia, vai. Mi sa che... No, cazzo, l'ho buttata via la velocità. Ero già al massimo con la velocità di questo, porca puttana, vabbè, dai. Ora qui dovremmo trovare il giubbotto antiproiettile, eccolo qua, che in base all'omino che lo prende, i colpi sono meno letali. Ok, ora abbiamo... No, non abbiamo nessuno che si aggiunge. Allora, vediamo un po'. Con 12... Vediamo. Non so se buttare via 9 medaglie. No. Allora, questo c'è il giubbotto. No, gli diamo solo 5, dai, invece di 9 va a cagare. E mi prendo una bomba piuttosto. Ok. Rischiato un po' con l'energia, però mi prendo le bombe, ragazzi, che sono più importanti. Eccone un'altra. Vai col Pau. Veramente più Pau abbiamo, più la fiamma si ingrossa e si allunga. Ok, occhio qua. Vai. Ok, Pau. No, cazzo, ero pieno d'energia, porca puttana. Che cazzo ho preso? Devo cambiare. Ma mi sa che sono pieno anche di là, Mi sa che sono pieno di là. Dai. Oh, il medaglione grosso mi sa che sono 10, Ok, ora... Ok, aspetta, vai, la prendo con rifle e torniamo a burner. Ora qui ci sta il boss, mi pare, del secondo livello, la camionetta, quella col fuoco. Aspetta. No! Vai. Secondo livello fatto. Livello 3, la palude, i laghi, mi pare, sì. Ok. E qua ci sono sti stronzi, ragazzi, che mi fanno veramente girare le balle. Questi sono nascosti in acqua, saltano fuori molto spesso a distanza ravvicinata, porca troia. Eccoli. E t'ammazzano semplicemente, porca troia. Ma quanto mi stanno girando i coglioni sti qua. Dai. Ora abbiamo laser. Ok, allora qua ragazzi mi devo per forza tirare su, e qua sono crepato ormai. Prendiamo una bomba e ce la giochiamo, dai. Che rompi palle sti qua, non vedo l'ora di uscire da sto schifo. Allora mi sa che con lui l'avremo finito ormai, Pau. Ora aspetta, no, non ancora. Allora diamo velocità a rifle, che è l'ultima.
Torniamo con Borner. Mamma mia, guarda che roba qua, che cazzo. Dai, che Cristo! Via, 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 via! Ho poche medagliette, cazzo. Ah beh, guarda, che allegria qua. L'ultimo dell'anno c'era là. Ora qua ci stanno i motoscafini, come nell'arcade. Via, 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 via. È il classico ponte da buttare giù. Però sono meno bastardi che nell'arcade. Qui ti saltavano addosso nell'arcade. Ah, vai a cagare. Allora, vediamo il Paolo. Il Paolo possiamo prenderlo, anche la medaglia. E io comincerei ad allungare l'energia degli altri a sto punto di laser. Ok, l'energia mia, per carità. Ah. Ora c'è il boss, c'è l'Overcraft. Cazzo, mi è passato attraverso, per fortuna c'avevo le bombe. Cazzo, mi sta ammazzando! Vai. Vabbè, è una bomba, dai, è solo una bomba. Ne abbiamo tirato solo una. Missione 4 completata. Andiamo alla 5. Il deserto. Allora, vediamo un po'. Il Pau, aspetta che il Pau... No, è l'ultimo, mi sa, che posso prendere con Barner. Sì. Però quasi qua glielo darei a Laser. Laser sarebbe molto, molto bello come omino. Il Laser è devastante quando è al massimo. Però ragazzi, non è male. Ma porca... Quindi qui ricorda un po' Rambo 3. No, merda. Fanculo, ho dribblato. L'ho dribblato, cazzo. Allora, mi sa che come energia siamo messi bene, da quel che ricordo. Fammi vedere. Siamo pieni, ragazzi. Perfetto, perfetto. E quindi non compro un cazzo. Ah, non compro niente. Niente, perché c'è solo roba medica. Vabbè, vorrà dire che il prossimo accampamento dovrei avere sicuramente la possibilità di acquistare più upgrade. Merda. Ah, sono due pure. No! Dai, cazzo! Ma non crepano, porca puttana! Dai! I coglioni! Vai, 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 vai. Vai, entra, cazzo. Ok, allora, adesso un po' d'energia me l'ha pippata. Facciamo 10. No. Prenderei il Pau e lo diamo a Laser. Vai, allora abbiamo Laser al massimo. E una bomba pure. No, aspetta, aspetta l'energia, vediamo un po'. No, sono tutti messi bene, mi pare. Lasciamo stare, via. No, non potevo prendere la bomba, cazzo, ne avevo 4.
Aspetta il Pau. Glielo do rifle, dai. Là non ho mai capito come cazzo fare andare a prendere quel medikit là, ragazzi. Quello ridà tutta l'energia, è tutta. Non come l'altro che ne dà poco più di metà. Non ho mai capito come cazzo si faccia. Se voi lo sapete, magari scrivetemelo nei commenti. Sicuramente sarà da buttare giù qualcosa qua, però non trovo il punto su in cui far presa e buttare giù la staccionata qua. Boh. Ancora sti rotti in culo! Ragazzi, non crepa sto qua. Ma è incredibile, sono super coriacei sti cazzo di carri armati. Dai, rompi palle. Vai, energia. Mamma mia, stavo andando un po' troppo avanti, mi fottevano anche il medikit. Cazzo, ora ci sta sto boss di merda. Allora, prima arrivano motorelle alla cazzo che bisogna schivare. Schivare, cazzo, schivare. E ora arrivano tre camionette. Due sparano missili e una spara una palla di fuoco. Mio cane. Guarda che casino. Allora, una è andata. Sto sparando le bombe a caso, ragazzi. Cioè, a cazzo, nel senso che se non ti sta davanti... Ragazzi, sto morendo. Porco due, prenderei laser a sto punto. Ok. Lui è lento come la merda, però è molto forte. Perché la bomba prende solo una parte davanti a te, non è una smart bomb che distrugge un po' tutto, è una smart bomb che distrugge solo quello che hai davanti. Ok, missione 6, le strade. Il burner è fottuto ormai, eh. Andiamo con rifle ormai. Guarda come corre come una gazzella rifle, Dio caro. Allora, andiamo a burner sicuramente, o a laser. A burner. No! Il Pau, cazzo, è pieno lui! Vai a cagare. Porca puttana, ha buttato via un Pau alla cazzo così. Ok, ora abbiamo 19 robette qua. Allora, vediamo. L'energia completa per forza a burner perché crepava. 14 medaglie mi hanno fottuto. 5 la diamo a laser a sto punto. Fammi vedere un attimo. Andiamo a lui, dai. Zero medaglie, cazzo. Vabbè. Occhio. Il lanciafiamme distrugge i missili, fortunatamente! Porca puttana! Ma va a cagare! Allora, piano col Pau, che ne ho già smerdati due almeno. Vai con rifle. Ok. No! Ora ci stanno sti missili, ragazzi, che t'ammazzano alla grande, perché sono missili col gas.
Più avanti dovremmo trovare anche la maschera antigas, un gadget più o meno come lo era il giubbotto a proiettile. Con quello anche i missili non ci fanno un cazzo, naturalmente sempre associato all'omino che lo prende. Ma erano troppo addosso, ragazzi. Sì, beh, vai, che cazzo, però. Aspetta, di qua c'è della roba, mi sa. Prendo rifle, ragazzi. Ancora col POW. No, il POW l'ho preso giusto, mi sa. Mamma mia. Devo andare via con lui. Ormai non ho tanta energia con quell'altro. Eccola, fermi. No. Ok, dammi burner qua. Vai. Bombette, ragazzi. Ok. Vai. Ok, rifle, perfetto. E beh, ragazzi. Questi missili veramente, ragazzi, rompono le palle in una maniera vergognosa. Devo cambiare, sono ammazzato ormai con burner. Ok, qui c'è il boss, 5 bombe, dovremmo farcela, dai. Qua vado di bombe, ragazzi, fanculo. Vai. Ok. Bene così. Missione 7, la penultima, ragazzi. Siamo quasi alla fine, dai. Ok. Allora, di qua ci deve stare la maschera antigas pure. Allora, usiamo il launcher un pochino. Eccola qua. La maschera antigas non ci fa ammazzare con quei missili col gas, cazzo. No, ma com'è lento questo. Vediamo di qua un attimo, no, di qua si fa un cazzo. Però aspetta un attimo. Aspetta, perché sento... Beh no, andiamo a prenderci il POW prima. Che non facciamo cazzate. Vediamo come stiamo messi. Andiamo a rifle. Ok, vai. No, non posso entrare qua. Vai. Via. Ok, non ho problemi però con i missili, perché c'ho la maschera. Ho finalmente un checkpoint qua. Vai. Allora, vai di pieno. Basta, perché gli altri mi sa che sono tutti messi bene. Che c'è di qua? Un'altra maschera a gas. Allora la diamo a Burner a sto punto. Che è quello che uso di più. Oltre al bombarolo. Cazzo.
Però se usassi laser e glielo piazzo di fianco. Vai laser. Ok. Mamma come lagga, ragazzi. Ok. Ok, sono immune finalmente a sti cazzo di missili. Dai. Madonna, che due palle. Oh, non crepano, oh, non crepano. Ora qua basterà buttare giù qua, immagino. Ok. A chi è che posso darlo? È a lui sempre, via via. Cazzo. Merda, allora andiamo con rifle. Le scarpe a chi le diamo? A laser? Sì, a laser, via. Vai con la zatterina. Ok, occhio a questi. Che casino, porca puttana. Vai. Vai. Aumentiamo il POW di rifle. Ok, ah, che cazzo ho preso per sbaglio la... quello da uno là, le informazioni top secret che non servono un cazzo. Qua si può entrare, sento battere qua. Vai. Ah, non posso andare su, cazzo. Tanto non mi fa niente sta roba. Ma che due palle però. E ancora. Ma no, questi non sono missili a gas, eh. Questi ti ammazzano se non li puppo. Ho un amico. Vai.
Ora c'è il boss. Questo non è complicatissimo, basta stare un po' attenti. Allora, andiamo col bombarolo. Ok. Vai. Aspetta, perché non è mica finita, è lunga la nave ancora. Cazzo. Sì, con lui mi sa che la becchiamo meglio, perché è un po' corto il lanciagranate, anche se lo potenzia al massimo. Ma c'è sempre quella mitraglietta di merda che spara lì. È da tanto vicino. Ok. Vai. Ok ragazzi, siamo all'ultimo livello, dai. Che poi non ricordo alla fine loro per cosa sono venuti qua. Credo fosse per evitare il lancio di una bomba atomica. Credo sia una roba, credo sia quello. Dai. Che due palle. Ah, i carrelli qua. Non prima di entrare qua, via. Homing, ragazzi. Arriva anche Homing. Si unisce al party. Sì, adesso che abbiamo finito il gioco, tu unisci deficiente. Vabbè. Mandiamo un power rifle e basta. Sempre la rifle, via, via, via. Cazzo, attraversa. Che casino, porco due. Ah, gli aerei come nell'arcade. Che sparano le mitragliate. Cazzo! No, no, non posso venire, cazzo! Che casino, che casino! Giubbotto lo diamo a laser.
fai. Ora entriamo là. Dai via, cazzo. Guarda che casino, cazzo. Ragazzi, la camion... No! La camionetta non muore, eh. Camionetta, carro armatino. Vai. No! Porca puttana. E andate a cagare. Abbiamo sterminato 2 milioni di soldati ormai. Ok. Ci siamo, ragazzi. Ci siamo. Era nascosta sta roba, maledetti. Allora, il power, rifle, così lo finiamo. E bombe, bombe. Ancora ho comprato quella roba per niente, cazzo. Dai, via. Dai, stiamo per finire ormai. Vai. Merda. Cazzo. Ok. Si va al buio, porca puttana. Guarda che maledetti. E non si vedono loro, eh. Si vede solo lo sparo. Livello assurdo sto qua, eh. Ok, ci siamo, ragazzi. Dai. Qualcosa di qua, no? Delirio qua ormai. Aspetta che qua ci stanno i fuochi azzurrini, mi fa, no? Sì, questi qua azzurri. Niente di qua, ma vai a cagare, mi ha fatto venire di qua un'ora. Ah, eppure c'erano, si sono presentate altre scatolette da far esplodere. Mamma mia, ragazzi, infinita sta roba. Cioè, è lunghissimo sto livello, mamma mia. Cazzo!
Vai, 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 vai. Becca tutto. Ci siamo, ragazzi. Sì, era un missile, era un missile. Allora, ora con laser, secondo me, ce lo sbarazziamo. Facciamo presto. Ma non posso distruggere ste robe. Ah, non posso distruggerle, cazzo. Devo distruggere il missile prima che parta, schivando anche sta roba. Dai, 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 dai. Vai. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, porca puttana. E anche qua ci fanno i complimenti. Insomma, sì, c'era un'arma atomica, insomma, da andare a distruggere. Ragazzi, è stato un gameplay bello tosto questo. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così, mettete un mi piace al video, condividetelo sui social, mi raccomando. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina degli avvisi per non perdervi tutti i video live che faccio quasi ogni giorno. Aiutatemi con un abbonamento al canale. Grazie a tutti, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video, alla prossima live. Ciao, ciao.